Allora, pace e bene a voi. Attraverso la televisione possiamo anche comunicare quello che oggi noi viviamo qui nel santuario della Madonna dei Bisognosi. È un luogo speciale, luogo mariano, e tutti coloro che vengono qui sicuramente sono attratti da questo titolo mariano che è dedicato al bisogno. Come ci sono Mauro Marzolini e Tonino Proietti, i quali poi vi daranno delle notizie sia storiche sia artistiche di questo piccolo santuario situato in un territorio a confine tra l'Abruzzo e il Molise, e il Lazio, scusate, l'Abruzzo e il Lazio, e quindi questo essere nella diocesi dei Marsi di Avezzano ci permette di poter parlare di quello che veramente noi siamo chiamati a vivere in questo luogo. Allora, questo santuario sorge sul monte Serrasecca, al confine tra i paesi di Pereto e Rocca di Botte. Nella Valle del Cavaliere, una volta servita soltanto dalla Tiburtina Valeria, ora servita dalla grande arteria autostradale Roma, L'Aquila, Roma-Pescara. Si raggiungeva fino agli anni 70 soltanto a piedi. Dagli anni 70 in poi questo santuario è stato naturalmente fornito di strada, di acqua, di luce e di tutto ciò, compreso il telefono, che ha portato naturalmente ad edificare, ad arricchire il santuario con la strada che si è costruita. E la Madonna dei Bisognosi, quindi la statua lignea in legno di olivo, è arrivata su questo monte, portata dal Sivigliano Fausto, quindi viene da Siviglia, dalla Spagna, che brevemente posso dire fu il tentativo ben riuscito di difenderla dall'invasione dei Saraceni. Siamo nel 610. Nel 610 come data principale e storica e provata è quella della visita su questo santuario del Papa Bonifacio IV, che era un Papa marsicano della città di Valeria, l'attuale San Benedetto dei Marsi, che si racconta fosse malato, ebbe in sogno la visione della Madonna dei Bisognosi e si recò su questo monte dove donò il crocifisso che è alla destra dell'altare. Non solo donò il crocifisso, ma donò anche delle indulgenze e molto probabilmente economicamente arricchì non solo con il denaro, ma con la possibilità di accrescere la cappella che era stata costruita da Fausto e dal figlio e da un ebreo che era con loro. La parte storica della chiesa o chiesa antica è quella che poi verrà visitata da voi con affreschi che vanno dal 1400 in poi. Questa dove stiamo parlando adesso è invece una chiesa successiva edificata dai Colonna perché ritenuta la vecchia chiesa insufficiente ad accogliere i pellegrini che salivano a piedi dalla valle della Sublacense, diciamo, quindi la valle dei monasteri, San Benedetto e Santa Scolastica, la valle del Reatino e anche la Valle Roveto, quindi molti paesi vicini accorrevano in date ben determinate, mentre oggi l'afflusso al santuario è regolato dalla strada, quindi dalle macchine, e non c'è più, cioè si è perso nel tempo l'abitudine di visitare il santuario in date precise, quali erano il lunedì di Pasqua, il giorno della Pentecoste e i primi di novembre.
Il santuario è stato gestito quasi sempre, inizialmente avevano il titolo di abati e prima ancora di eremiti, ma è stato gestito successivamente dai francescani, prima della provincia di Roma, un secolo dopo, dopo il 1700, dai frati francescani della provincia dell'Aquila di San Bernardino. Poi per 7 anni ci sono stati i frati polacchi e dal 2000 fino al 2007. Nel 2007 è il padre Giancarlo che gestisce questo santuario ed ad essere rettore del santuario è anche parroco della parrocchia di Rocca di Botte. Ci troviamo in questo istante nella cappella primitiva, quindi la prima cappella esistente dalla famosa traslazione da Siviglia, dalla Spagna sul Monte Carzoli, da parte appunto di persone che avevano preso a cuore l'immagine della Madonna. E in questo modo Fausto, partendo appunto da Siviglia, è arrivato sul Monte Carzoli e ci troviamo proprio nella cappella primitiva che è sorta proprio per la Madonna, quindi il santuario della Madonna dei Bisognosi. Gli affreschi che sono in questa cappella risalgono dal 1300 al 1400. Sono di rara bellezza e pittori che lo hanno eseguito, che li hanno eseguiti, scusate, sono pittori del luogo e quindi risaltano maggiormente proprio la particolarità di quei tempi, appunto, che c'erano persone che potevano raccontare la storia che noi attualmente vediamo qui in questa cappella. In questa cappella c'è la vita di Gesù. La vita di Gesù nella visitazione, nella crocifissione, nella deposizione. È una cappella che è stata di culto precedentemente, poi ovviamente ci sono stati dei periodi bui, ma attualmente stiamo cercando di far rivivere la vita del santuario, dando appunto una opportunità a tutti di conoscere diciamo proprio la vera storia che ci hanno tramandato fino ad oggi. Che cosa veramente noi viviamo qui alla Madonna dei Bisognosi in questo convento dei frati minori da 4 anni e 4 mesi? Essenzialmente siamo chiamati dal Signore a conoscere il suo amore. Quindi quello che avviene qui in questo santuario è una risposta alla sua chiamata che ci invita a vivere sia dal punto di vista sacramentale il mistero di Cristo, quindi la Santa Messa come momento fondamentale del nostro essere qui, e soprattutto poi nel relazionarci tra di noi attraverso le nostre difficoltà affettive e lasciarci guidare dall'amore di Cristo. Quindi il titolo della Madonna dei Bisognosi, alla luce di quello che potrebbe essere una mia lettura spirituale della mia vita, si addice alla mia storia, cioè probabilmente il Signore mi ha portato su questo monte perché conoscendo l'amore di Cristo, condividendolo con gli altri, io fossi guarito, potessi essere guarito
dal bisogno che ogni uomo e ogni donna porta dentro di sé, di essere amati dalla verità. E questa verità ci viene data proprio attraverso il Vangelo, Gesù Cristo, che cerchiamo di condividere nel nostro vivere quotidiano. Qual è il metodo? Il metodo è innanzitutto quello di riconoscere il bisogno, il disagio legato all'affettività malata, quindi attraverso la parola di Dio, attraverso la grazia sacramentale, il Signore ci dona la possibilità di vivere questo suo dono tra di noi. E nel cercare di vivere questo dono tra di noi emergono tutte quelle difficoltà che ciascuno di noi si porta dentro di sé, legate alla propria storia affettiva. Ecco, allora, da una parte c'è un approccio psicologico, di accompagnamento psicologico nei confronti del disagio esistenziale legato all'affettività malata. Perché malata? Malata perché probabilmente incapace di affrontare le difficoltà, le sofferenze della vita, educati a voler esaltare un io ipertrofico, per cui insaziabile, ma questo è un problema molto più ampio, culturale, economico. Qui cerchiamo di proporre semplicemente quello che io personalmente, come sacerdote, come persona di chiesa chiamata al ministero, vivo insieme a loro. Mi arricchisco attraverso di loro e loro si arricchiscono attraverso anche la mia paternità spirituale. E quindi, e che cosa in fondo poi facciamo qua sopra? Se non cercare di stare bene con noi stessi e poi vivere questo benessere, verificare se veramente facciamo questo cammino di benessere con noi stessi e se siamo capaci di accogliere gli altri. Il Vangelo, Gesù ci dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E poi ci dice tante altre cose Gesù: venite a me voi che siete stanchi, oppressi, e io vi darò ristoro. Ecco, quindi qui la Madonna dei Bisognosi è un luogo, in questo luogo si può benissimo vivere la dimensione proprio di chi accoglie la parola. Maria è colei che più di tutti, predisposta ad accogliere la parola, ha detto di sì al mistero dell'incarnazione di Dio per opera dello Spirito Santo. E ha accompagnato questa esperienza per tutta la sua esistenza, l'ha accompagnato questa esperienza, innanzitutto con Giuseppe, il suo giusto sposo, uomo giusto, e poi con suo figlio Gesù. E fin sotto l'esperienza della croce, dove ha vissuto il massimo del dolore. Probabilmente Maria è diventata madre di ciascuno di noi, poi proprio perché ha contemplato il mistero di un Dio che si fa uomo e muore in croce per amore. Allora San Paolo, quando dice che bisogna predicare Gesù e Gesù crocifisso, credo che questo sia il modo migliore per attrarre le persone. Lui dice: quando sarò messo in croce attirerò tutti a me. Ecco, l'amore vero è quello che ci fa crescere nello stare bene con noi e con gli altri. Questo facciamo, c'è un bisogno affettivo umano, c'è una risposta di grazia per dono di Dio che può guarire questo bisogno affettivo. Ma per fare questo bisogna rimettersi in discussione ogni giorno. Quindi noi che cosa facciamo qua sopra? Cerchiamo di accompagnare le persone a capire innanzitutto il proprio disagio e poi saperlo vivere, questo disagio, con la grazia ma anche con la responsabilità di creare relazioni umane. Ecco, io credo che questo sia importante per tutti noi. Farci amare da Dio è possibile solo se qualcuno di noi lo fa agire, e poi nel momento in cui Dio agisce lo ridiamo agli altri, siamo capaci di ridare a Dio quello che abbiamo ricevuto. E questo è quello che faccio, io ho ricevuto tanta misericordia e accolgo le persone che probabilmente hanno bisogno della misericordia di Dio perdonandosi. Ecco, è la mia storia personale di uomo, di sacerdote, che metto a servizio delle persone che stanno con me. Quindi si prega, si sta insieme, ci si confronta, si lavora, perché c'è anche il lavoro, e si accoglie chi è chiamato a voler trovare una risposta al proprio bisogno. C'è tanta gente che ha bisogno semplicemente di essere accolta e amata. Credo che questo sia il messaggio che la Madonna dei Bisognosi spiritualmente oggi può dare al nostro territorio. Chi viene qua sopra sa di poter essere accolto veramente, e se vuole essere accolto nell'amore sarà felice, perché tutto quello che riceverà sarà sempre e soltanto gratuito.